stasera abbiamo trovato un ristorante molto elegante che fa un sacco di cose deliziose, anche troppe. Infatti ci metteremo 2 ore a decidere cosa prendere. Io forse ho deciso. Già deciso? C'è la pistacca grigliata con il riso in bianco. Ciao, Simone è andato in bagno. Noi abbiamo ordinato 8 piatti. Infatti la cameriera, che tra l'altro è bellissima, ci guardava male. Mangiamo i cetrioli. I cetriolini che qui ci offrono sempre insieme alla birra. Sì, è un antipasto. E questa che l'ho ordinata cos'è? Io, la Caesar salad. Che c'è nella Caesar salad? Boh, non so, penso che è un'insalata. Ma come, in Giappone tu mangi l'insalata? Non so, ma non lo voglio. Che cos'è? Bistecca. Ah, bistecca. Ciao, finalmente è arrivato il colico. Fritto. Ci metto un po' di limone per sgrassare. Sì, certo. Sì, l'ha spiegato Chef Rubio nell'ultima puntata. Infatti lui mangia tutte cose dietetiche. È l'esperto in diete. Vediamo il colico. Non parla più. È particolare, è molto, è come se fosse soccorso, cioè non è secco dentro, lo devi provare, è una cosa strana. Allora adesso lo provo, ciao ciao. Ecco, questa è la bistecca integrata. E questo dovrebbe essere il sashimi di cavallo. Scusa, se si mangiava la pasta di soia. Non so. Ci ha portato anche la zuppa di miso. Ci ha portato zuppa di miso. Sì. Ho fatto una manovra sbagliata. Zuppa di miso. Dei cetriolini. Sì. Cioè, dei cetriolini, dei sottaceti. Non penso sia cetrioli però. No, sottaceti. Ah, pensavo. Non so quale tipo. E di so. È arrivato il sashimi di cavallo e adesso vediamo Mario. Non so se va mangiato con la salsa di soia. Non saprei, lì hanno messo una pappetta penso di aglio, ma se hanno portato la ciotolina sicuramente la salsa ci va. Magari c'è un'altra salsa, ma se l'avrebbero mangiato. Questo è aglio, dici? Secondo me aglio, non è wasabi. Un po' di cipollotto e vediamo. Mario che mangia il sashimi di cavallo, povero animale. Perché povero animale? Gli altri animali, cioè sono tutti uguali gli animali. Non so, però sono io. Vediamo. Mi piace perché poi lui sta sempre in silenzio dopo aver mangiato. Ma che cos'è? È fantastico. Buono della carne normale cruda. Forse si scioglie in bocca. Sì, perché ma forse è comunque perché è anche il grasso. Vabbè. E anche il ve lo consiglio. Anche il sashimi di cavallo è stato mangiato. Mangiato. Non so cosa, che tipo di sottaceto sia questo. Però è piccantissimo ed è molto buono. Un masashimi des Totemo Ishi Desne. Ecco le calorie. Ed ecco il piatto finale. Gli spiedini misti. Però non sappiamo di che cosa sono. Tranne qualcuno, ad esempio questo dovrebbe essere la pelle di pollo. Chicken skin. Infatti è la pelle di pollo. No, chicken skin. Poi gli altri a sorpresa.
Chi è il Tile? Il Tile? Non lo so. Chicken Tile. Vabbè, comunque è sempre roba di pollo, quindi. Vabbè, potrebbe essere interiore. Non lo so se l'interiore penso che cioè, abbiano una forma particolare. Tipo queste no. Queste sembrano. Non lo so, vanno provati per vedere. Questa che cos'è? Una salsiccetta di. Prova qualcosa. Prova qualcosa, io lo fa provare a te. Lei fa prova a me. Che se fa una cosa velenosa. Passo con la salsiccetta. Com'è? Non la mangia tutta. No. C'è cartilagine. Dove? Nella salsiccetta? La salsiccetta, devo capire che cos'è. Chicken bun. Chicken? Bun. Non lo so, dovremmo cercare su vocabolario. Le palle del... Come detto? Le palle del pollo. No, chicken non credo che sono le palle del pollo. Scusa, c'è scritto chicken bun, basta. Ma fa tipo B... B-A-L-L. Tipo dragon. Vabbè, ma fa la palla di pollo. Poi c'è una palla di pelle di pollo, vabbè. Quella è la palla e questa è la pelle. Vediamo questa discussione. Assaggia il primo. Il primo qua, questo? Questo qua chiaro, voglio sapere che cos'è. Se lo posso questo fare. Sembra normale, non sembra strano. E vabbè, tu assaggia che se poi è normale lo mangio io. E adesso la sentenza. Ma non sembrano parti strane queste del pollo, penso che lo puoi mangiare. È sodo, quindi penso sia un pezzo di pollo normale. Una palla di pelle di pollo? Com'è una palla di pelle di pollo diventata? Senza palla. Senza le palle, un pollo senza palle. Pollo senza palle, tieni. Com'è la palla di pelle di pollo? Questo è il pollo senza palle. Il pollo senza palle? Al buono petto di pollo. Il petto di pollo, è buono? Sì. Molto buono. Adesso io provo. La pelle di pollo. La palla di pelle di pollo? No, questa è proprio la pelle di pollo, fatta da pelle di pollo. E lui proprio in persona l'ha fatta, sì. La pelle di pollo è croccante. È porcosissima? Molto, molto grassa. Bella, mi piacciono cose grasse. La passo, guarda. Com'è? Piena di grasso. Non ho detto che era grassa. Buona. No. Fai la tua scelta. Oddio, che è questa? È un gioco a premi? Sì, devi vincere l'interiore, vediamo se vinci l'interiore. No, sì, un cap, l'interiore è enorme, ma io ho capito quali sono l'interiore. Non ne mangio. Questo che vedo cos'è? Non lo so, penso sempre una palla di pelle di pollo. No, senza la pelle, è un pollo. Una coscia. La coscia? Non dice niente, quindi è grave. È buono, molto buono. No, è pollo con lo scalogno. Pollo con lo scalogno. Però non sono sicura che sia pollo, potrebbe essere anche maiale, sai? Vieni. Grazie. E adesso cominciamo adesso con il gioco si fa più difficile. Che sembra l'interiore. Quale proviamo? Questo. C'erano tutte più o meno la stessa forma. Chicken Tile. Dovrebbero essere. Vediamo, te lo dico. Non l'ha capito neanche io. Non lo so, una parte buonissima del pollo, molto grassa e morbida. Sembra quel pezzo triangolare che c'è a volte sul pollo, ma non so dirti che cos'è. Vabbè, lo scopriremo. Buono. Guardate questo, così cercate su internet che cos'è.
Te lo lascio. E restano gli ultimi due, questo è quello più strano. E non lo sappiamo che cos'è. Allora potrebbe essere o chicken liver o zizzard. Calloso. Caloso? Calloso. Ah, ho capito. Caloso. Cos'è caloso? C'è il colore. Io non l'assaggio, non sono proprio interessata. Non è fegato. Lo gizzard potrebbe essere, che forse non è di pollo. Non lo so, però è buono, lo vuoi? No, no. Che con l'ultimo, allora abbiamo scoperto che quello di prima è, sono l'interiora, quindi il, lo stomaco. Questo dovrebbe essere il fegato. E quello dovrebbe essere il fegato. Adesso ma il fegato si sente però il sapore. Se è fegato lo sentiamo. È fegato? No. Allora dobbiamo scoprire che cos'è. Facciamo un'indagine e ve lo diciamo tra un po'. Eccoci qui, abbiamo scoperto che cos'era. Chiaramente l'ultimo spiedino era il fegato, la parte che mi fa più schifo di qualsiasi animale. E quindi mi sono rovinato la bocca. E adesso però si farà conto che è rimasto un po' di sashimi di cavallo. E salviamo la serata. No, poi vediamo il conto. Va bene. Quanto è venuto il conto? 5.898 yen. Quindi abbiamo finito tutto. Sì, ci siamo mangiati tutto e abbiamo mangiato tanto. Abbiamo pagato intorno ai 42 euro in due, stavo dicendo a testa, invece no, 42 euro in due. Che equivalente una pizza a Roma. 21 euro a testa, sì, una pizza con supplì a Roma. Va bene. Viva il Giappone. Viva il Giappone, e però buona pure la pizza. Vabbè, ho capito, tu torni a casa, io resto qua. No, ti so, beh, vuoi negare che la pizza è anche buona? No, no, però ecco. Io adesso qua, ok. Va bene. Ciao. Cioè, sei distrutta la coppia. Ciao. I prossimi video saranno da separati. Ciao. Abbiamo divorziato.